Allora, in questo video un po' diverso dal solito, vi faccio vedere un piccolo lavoretto fai da te che facciamo insieme live per sostituire a questo orologio qui un Datejust 16014, quindi un vetro plexi degli anni 80, questo in particolare proprio del 1980, con un kit dial sfere Buckley. Quindi quadrante e sfere laccate di nero Buckley, originali Rolex. Quello che andiamo a fare è aprire questo orologio, togliamo sfere e quadrante dal movimento, un 30-35 che è successivo ai calibri all'interno dei Datejust vetroplastica, ma 4 cifre, quindi 16-01. Qui siamo su un 5 cifre, ma comunque vetroplastica, quindi un transizionale. Come vi dicevo, referenza 16014, scatto rapido della data, calibro 3035. Ora è una cosa che facciamo assieme live, quindi possiamo procedere con i nostri attrezzini a fare tutto quello che serve per sostituire il quadrante. Non perdiamo altro tempo e andiamo. Quello di cui abbiamo bisogno è già tutto sul mio piccolo banco da lavoro. Innanzitutto dei ditali in gomma per evitare di lasciare sporcizia, grasso delle mani. È sempre bene utilizzare i nostri ditali in gomma. Io ne uso tre per mano, anche se in realtà forse no, in realtà. Lo facciamo dopo perché poi i ditali in gomma danno abbastanza fastidio. Perché danno fastidio? Perché si attaccano alla cassa, iniziano insomma a dar fastidio. Questi qua sono i miei attrezzini, quindi togliamo prima di tutto il bracciale. Questo è un cassafuori, quindi questo puntale mi sa che è troppo spesso, sì, quindi ne prendiamo un altro, vediamo qui che cosa c'ho. Un cassafuori, quindi il bracciale è molto semplice da rimuovere. Anche questo è troppo spesso. Vedi, la cassa di questo 16014 ha dei fori abbastanza piccoli, ma noi siamo attrezzati per tutto. Prendiamo un cacciavite più sottile. Naturalmente, voi lo sapete, io non sono un orologiaio, sono un appassionato, faccio questi lavoretti per puro hobby, non voglio insegnare a nessuno né voglio darvi, come si dice, voglio prendermi la responsabilità nel caso in cui vogliate emularmi. Don't try this at home, come dicevano un tempo. Questo è un bracciale Jubilee blindato, quindi non ha, come potete vedere, maglie ripiegate o altro. È un bracciale blindato, clasp codice E, quindi 1980, coeva anche con il seriale. Seriale, questa è la referenza, 16014, non so se riuscite a vederla. Chiaramente un po' rovinata dal tempo, e poi abbiamo il nostro seriale che è un seriale 6,3 milioni, 1980, pieno. Quadrante molto carino, indubbiamente originale, non ristampato, però il quadrante Buckley è tutta un'altra storia, quindi preferisco cambiarlo, soprattutto sul vetroplastica. Il quadrante Buckley sul vetroplastica secondo me è fantastico. Tra l'altro, guardate la bellezza di questa ghiera in oro bianco, sembra praticamente nuova, così come anche la cassa, il profilo è molto piena, è una bella cassa, è ben tenuto. Un orologio veramente bello e ben tenuto. Fondello. Classico fondello vuoto di Rolex. Allora, come lo apriamo? Lo apriamo con il nostro morsetto per aprire l'orologio, ma con una piccola accortezza, ovvero pellicola antistatica. Questa pellicola qui la utilizziamo per proteggere
il vetro, perché un vetro plastica, in realtà io lo faccio un po' con tutti gli orologi, però il vetro plastica indubbiamente ha bisogno di qualche accortezza in più, quindi preferisco proteggere dal contatto diretto con la plastica del morsetto il vetro. Dopodiché prendiamo la chiave, mille righe per aprire un Rolex, vediamo un po' se riesco senza troppo sforzo. Sì. Anche di farvi vedere bene che cosa faccio. Eccolo qua. Guarnizione attaccata al fondello. A questo punto è il caso di mettere i nostri vitali, così da non lasciare traccia. Ecco qua. Allora, apriamo l'orologio, lo utilizzeremo dopo per richiudere l'orologio correttamente, poi andrò da un orologiaio a fare anche un test di impermeabilità, dato che questi sono orologi 100 metri. All'interno calibro 30-35, un calibro che ha 45 anni, ma come potete vedere conserva la bellezza della solidità Rolex. Ora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo estrarre la corona, rimuovere le viti che mantengono il movimento alla cassa, dopodiché andiamo a togliere le sfere e poi il quadrante di questo orologio. È un'operazione in realtà abbastanza semplice, nulla di complicato, però richiede sicuramente un po' di manualità, conoscenza di ciò che si deve fare e basta, e gli attrezzi giusti. Allora, innanzitutto noi dovremo mettere le sfere a ore 12, così da poterle poi rimuovere facilmente con il presto, utilizzando anche la pellicola. Però detto questo, prendiamo il cuscinetto, eccolo qui, andiamo a svitare con il cacciavite giusto le viti che mantengono il movimento alla cassa. Sono viti abbastanza sottili, quindi piccole, abbiamo bisogno di un cacciavite giusto e soprattutto molto affilato, perché deve entrare all'interno del taglio della vite. Prendiamo questo. Eccolo qui. Queste sono viti che mantengono il movimento Rolex per pressione, quindi per rimuovere il movimento vanno svitate e non vanno avvitate, perché avvitandole abbassano praticamente la boccoletta che mantiene a pressione in questo modo il movimento contro la cassa. Abbassandosi vanno a rimuovere l'attrito, appunto, e quindi liberano il movimento. Con una pinzetta togliamo la nostra corona, anzi, prima di togliere la corona mettiamo le sfere a ore 12. Dobbiamo attendere che la sfera dei secondi arrivi a ore 12. Eccoci qua. Dopodiché ci posizioniamo. C'è stato lo scatto, come vedete lo scatto è avvenuto poco prima della mezzanotte, questo dipende anche da come vengono posizionate le sfere, quindi cercheremo di correggere questo scatto anticipato. Sfere a ore 12, poi naturalmente la corona la possiamo reinserire, ma per il momento la rimuoviamo premendo il nostro tastino e la corona viene via molto facilmente. Ora il movimento è libero, dobbiamo semplicemente
rimuoverlo. Come lo rimuoviamo? Ci mettiamo il cuscinetto così, capovolgiamo e a questo punto, ah no, questo qui, giusto, questo orologio qui ha degli spazietti, quindi dobbiamo far ruotare il movimento fino alle asole giuste, che normalmente corrispondono con l'apertura. Quindi qui vedete questa vite, qui è libera, e dall'altra parte dovrebbe essere nella sua asola, vedete? Ora, questa è un'asola, ora il movimento è effettivamente libero. Ci sono vari sistemi che Rolex ha utilizzato nel corso del tempo. Bene, abbiamo il nostro movimento qui con il quadrante. Che cosa facciamo? Prendiamo nuovamente la pellicola antistatica, così da proteggere per bene tutto. È un'abitudine che ho preso da poco in realtà, però la trovo comoda perché così è tutto ben coperto, è tutto ben protetto. Prendiamo il presto. Che cos'è il presto? È quella pinzetta un po' strana che, ve la faccio vedere, serve a rimuovere le sfere. Gli orologiai, quelli bravi, utilizzano le pinzette che si infilano qua sotto e poi si fa leva. Bisogna essere bravi perché questo qui fa tutto da solo, adesso vi faccio vedere come. Le pinzette invece bisogna essere bravi a far leva e si potrebbe rovinare qualcosa. Questo qui invece, avete visto, con grande semplicità tira via le sfere senza alcuna difficoltà. Bene, facciamo cadere la sfera dei secondi. Ah, vi faccio vedere anche un'altra cosa. Io normalmente non utilizzo sempre questa pinzetta che potrebbe facilmente graffiare l'orologio, ma mi sono fatto mandare una pinzetta speciale, ve la faccio vedere se la trovo, spero di trovarla, eccola qua, che ha le punte in plastica, vedete? Così da poter maneggiare anche le sfere senza farsi troppi problemi, perché non essendo metallo è molto difficile che graffi. Anzi, vi faccio vedere anche un'altra cosa, perché no? Visto che ci siamo, vi meritate anche questa cosa qui. Vedete questa sfera, per esempio? Questa sfera delle ore, vedete, è abbastanza macchiata. Non so se riuscite a vederla in camera, io sto cercando di avvicinarmi in qualche modo. Comunque è abbastanza macchiata. Che cosa si può fare in questi casi? Ve lo faccio vedere. Questo è un posasfere che ci serve a tenere la sfera ben salda grazie a questi fori all'interno del quale si inserisce la sfera. E poi con un attrezzino, ce ne sono diversi, io utilizzo questo Bergeon che ha punta in feltro, penso che si veda. Con questo attrezzino qui, semplicemente, magari tenendo anche la sfera, ecco, normalmente è il caso di tenere la sfera con un legnetto, che in questo momento non ho perché non sapevo di volervi far vedere questa cosa qui, però tenendo la sfera, ce l'ho un legnetto, uno stuzzicadenti. Tenendo la sfera, insomma, l'ho detto 100 volte, potete pulirla per bene, vedete, senza alcuna difficoltà, e la sfera praticamente torna nuova. Eccola qua. Addirittura si potrebbe anche pensare di lucidarla in questo modo, se ci dovessero essere dei graffi o altro. Vedete? Naturalmente un po' graffiata, è una sfera che ha 45 anni, ragazzi. Però, come potete vedere, le abbiamo rimosso gran parte delle macchie. E adesso, a questo punto, visto che ci troviamo, sono sicuro che abbiate apprezzato questa cosa di pulire la sfera, lo facciamo anche con le altre. Dopodiché le metteremo da parte, così da montare le quadrante sfere Buckley. Tra l'altro, questo attrezzino qui mi è arrivato a seguito di un ordine su AliExpress. Ci ho fatto anche un video, credo che qualcuno di voi molto probabilmente lo ricorderà.
come si puliscono bene queste sfere. Che goduria. Ecco qua, senza esagerare, abbiamo pulito anche quest'altra. E ora, bella piccola piccola dei secondi. Se vedete che faccio questa cosa, è per farla girare. Mettiamo qui. Anche qui, sì. Questa è anche la bellezza del vintage. Ed è anche, onestamente, la bellezza di saper fare queste piccole cose anche da soli, perché ne abbiamo parlato spesso, ci consente di anche magari comprare qualcosa che ha dei difetti, però poi senza dover dipendere necessariamente dall'orologiaio, per questi piccoli lavoretti fai da te non è necessario dover dipendere da nessuno. E anche il motivo per cui mi piace tantissimo l'idea del corso online da orologiaio che stiamo organizzando assieme a Clockface e assieme a Stefano di Tic Tac Watch Channel, il caro amico e orologiaio esperto che appunto organizza dei corsi da orologiaio online. Se siete interessati a saperne di più, ne approfitto per dirvi di entrare nella chat Telegram, nella nostra chat Telegram. Ecco intanto il quadrante Buckley, vedete che figo. Questo è bellissimo soprattutto perché ha quell'aspetto vintage, anche un po' patinato, particolarmente accattivante, soprattutto su un orologio vetroplastica come il nostro. Comunque dicevo, se siete interessati a capirne di più del corso da orologiaio online, entrate nella nostra chat Telegram, trovate il link nella descrizione di questo video e vi spiegheremo tutto. Allora, come si toglie il quadrante? Si svitano due piccole viti, da ciò che ricordo, due piccole viti che dobbiamo andare a trovare. Allora, una indubbiamente è questa. Questi io naturalmente non conosco a memoria tutti i calibri, quindi questa cosa qui la sto facendo live assieme a voi. Spero anche che sia giusta, perché non è... Ecco, il quadrante sì, mi pare che si sia mollato. Insomma, ripeto, non sono un orologiaio, sono un semplice appassionato. Ho conoscenza di alcuni concetti base. Tante cose le faccio male, tante altre le sbaglio, però... Insomma, niente di difficile. Questo è il nostro sottoquadrante, il datario, questo è il nostro quadrante invece. Un bel quadrante, ben tenuto, 45 anni di purezza. E questo è il retro di un quadrante originale Rolex. È brutto, eh? È brutto, strano a dirsi, è anche inciso. Ma i quadranti Rolex sono così, soprattutto i quadranti d'epoca, perché dovete considerare che questi quadranti qui, ora non sono un espertissimo di quadranti, però erano fatti da terzisti. Quindi appurato che il quadrante è originale e non ristampato, lo si capisce dalle grafiche, dalla qualità degli indici, della corona, eccetera, eccetera, ma in ogni caso poi si va a controllare anche il retro normalmente, soprattutto su quadranti che hanno anche un certo valore economico. Ecco, un quadrante di questo tipo in realtà non è che abbia chissà che valore, si trova attorno ai 300 euro circa, poi anche in base alle condizioni, al colore. Un quadrante blu è molto più quotato, molto, insomma, è quotato un po' di più di un quadrante silver come questo qui. Va bene. Allora, questo lo abbiamo tolto e adesso andiamo a vedere invece il nostro quadrante Buckley che vi ho anticipato, e poi qui all'interno invece abbiamo le sfere, che sono delle sfere particolari, perché con il quadrante Buckley non ci vanno le sfere che abbiamo appena pulito, queste qui, ma ci vanno delle sfere laccate di nero che sono sensazionali. Quindi non perdiamo altro tempo, quadrante Buckley. Il tutto è praticamente live, a meno di qualche taglio che magari si è reso necessario
per, insomma, se ho cercato degli attrezzini o meno. Per il momento praticamente no, siamo a, ve lo dico subito, 19 minuti live ed è una cosa che stiamo facendo assieme, quindi siamo abbastanza in orario con questo lavoro. Allora, la corona va qui. Questo qui è un quadrante che io avevo già acquistato e montato su un Dayjust 16234 calibro 31-35. Eccolo qui. Ed è un calibro che ha la stessa configurazione del 30-35. Questo qui che monta il Dayjust Vetroplastica 16014. A differenza invece del calibro, se non ricordo male, 1570, che non so se ricordo bene, ma non mi va di andare a controllare proprio ora. A differenza invece del calibro del Vetroplastica Dayjust 16.01, che appunto dovrebbe essere il calibro 1570, che ha invece una configurazione di sfere e piedini diverse, quindi su un 16.01 questo quadrante qui con questi piedini non andrebbe. Bisogna comprare il quadrante con i piedini giusti. Esistono anche i Buckley con i piedini giusti per quel calibro lì. Questo qui è per calibro appunto 30-35 e 31-35. Il tutto mi è stato anche poi confermato dal buon Stefano di cui parlavamo prima, proprio perché io stesso prima di fare questo acquisto avevo dei dubbi. Allora, che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo settare la data, perché la data avete visto che scattava prima, quindi noi rimettiamo la nostra corona. Come potete vedere io sto lavorando senza ferma movimento, anzi prima di fare questa cosa blocchiamo il nostro quadrante, perché poi mi dovrete perdonare, ma parlare anche mentre faccio tutto questo non è proprio semplicissimo. E tra l'altro utilizzare il cacciavite durante, con i digitali in gomma e durante questa registrazione, sperando anche di essere in camera, insomma non è semplicissimo. Comunque tutto si può fare. Questa è andata, se non ricordo male mi pare di aver visto tre viti. Questa è bloccata, vediamo un po' se sono davvero tre viti. Qui non c'è, qui c'è, e credo che sia questa che non ho ancora stretto. Vediamo un po'. Questa è andata. Quindi corona, prima vite. E ci siamo. Poi seconda vite. E ci siamo. Corona, prima vite. No, allora due viti, come altre configurazioni. Normalmente però queste viti non sono all'interno di queste piccole asole, ma insomma cambia poco. Ora noi ci mettiamo la corona. La corona, come vi dicevo, serve a sistemare lo scatto data, altrimenti scatta un po' quando gli pare. Io però mi sa che devo togliere questi ditali, che tra l'altro mi fanno sempre le dita viola perché sono un po' stretti. Ecco qua. Allora, facciamo entrare la tige per bene. Sta andando indietro, quindi andiamo in questo senso. Ok, 17. Normalmente sono circa 30 giri di corona, un 24 ore, quindi. Eccolo qui. Siamo sicuramente a qualche minuto dopo la mezzanotte, ma poco importa. Io tolgo la corona perché
Durante adesso i movimenti di posa sfere, questa corona potrebbe tranquillamente muoversi, quindi io la tolgo, e toglierla da soli vi dico anche che non è una cosa semplice, dobbiamo premere il bottoncino mentre... E adesso dobbiamo montare le nostre sfere. Allora, riposizioniamo la nostra pellicola. Anzi, prima ancora, io con il nostro feltrino, è adatto anche ai quadranti, quindi con il nostro feltrino pulisco anche la corona, che merita un po' di lucido. Va bene, direi che ci possiamo accontentare. Posizioniamo la nostra pellicola. A questo punto dobbiamo metterci sfera delle ore, quindi lancetta delle ore e sfera dei minuti. Mi posiziono un po' più al centro e qui abbiamo le nostre sfere, ore, minuti e secondi. Sfere che è abbastanza raro trovare belle in buone condizioni. Eccole qua, al trizio, anche loro belle opacizzate, ve le faccio vedere, più che opacizzate, belle virate. Vediamo se riesco a far vedere qualcosa, eccole qua, queste le ore, vedete sono nere laccate, poi abbiamo i minuti e i secondi. Allora, la sfera delle ore, io utilizzo la mia pinzetta di plastica, vi ho già spiegato tutto prima. No, che sto combinando, scusate, non ci va la pellicola ci va sopra per premere. Ecco qua, allora, prima la posizioniamo bene sulla mezzanotte, poi non è semplice posizionare, cioè se si vuole un lavoro fatto per bene, posizionare le sfere per bene a mezzanotte, tutto, non è semplicissimo. Ma noi ci proviamo. Allora, per posizionare le sfere ci sono vari metodi, ci sono vari attrezzi. Io normalmente utilizzo queste presse qui, che normalmente hanno una pressa meccanica, quindi in pratica si inseriscono in questa pressa e poi si preme con una semplice molla. A me piace farlo a mano, però, perché? Perché riesco a regolare la pressione, riesco a regolare anche meglio la verticalità del posizionamento. Quindi vedete, quando io lo prendo in questo modo con la mano, in maniera manuale, io riesco anche a posizionare un po' meglio quando scendo la sfera per tenerla a mezzanotte, che non è una cosa scontata, non è un lavoro semplicissimo. Dopodiché la sfera deve essere anche ben parallela al quadrante. Perché, in che senso ben parallela al quadrante? Vedete, in questo modo. Perché poi non deve interferire con le altre sfere. In questo caso mi pare che sia andata bene. Io ci metto la pellicola sopra perché anche in questo caso, soprattutto delle sfere laccate, e potrebbe accadere che questo piccolo cappuccio in teflon la vada a rovinare. E se la roviniamo, credo che non si possa essere contenti di un buon lavoro. Quindi ora prendiamo la sfera minuti . Posizioniamo anche lei a mezzanotte, anche lei con la pinzetta di plastica, abbiamo già detto. Questa pellicola in pochi la usano, perché come potete vedere non sempre è, alcune volte interferisce con il lavoro, perché insomma potrebbe avere un po' di carica, insomma potrebbe dare un po' fastidio. Vedete, anche in questo caso prendiamo la sfera con delicatezza,
la facciamo rigirare. Diciamo che questa cosa della pellicola sulla sfera prima di premerla è una finezza che, se proprio dà fastidio, ci possiamo evitare. Allora, in questo caso naturalmente non va posizionata così la sfera dei minuti, non va posizionata storta, La sfera dei minuti deve essere perfettamente centrata a mezzanotte come la sfera delle ore, altrimenti nulla, altrimenti è posizionata in maniera sbagliata. Prima di fare questo però io la posiziono leggermente, vedete, in maniera tale da poterla poi muovere anche con uno stuzzicamento, così da non graffiare nulla. Questa è tosta, anche se la sfera delle ore non mi piace molto come posizionata, perché potrebbe non essere perfettamente centrata. Comunque facciamo un tentativo insieme, visto che ci siamo, cioè posizioniamo bene la sfera dei minuti, dopodiché proveremo con la corona a girare per vedere se le sfere sono ben posizionate, quindi se alle 6 per esempio le due sfere sono perfettamente verticali tra di loro, in che momento scatta la data, e se non dovesse piacerci il risultato finale, a quel punto c'è solo una cosa da fare: togliere le sfere e ricominciare. Non è una cosa bella, insomma, mi piacerebbe fare un lavoro perfetto sin da subito, però ragazzi, ripeto, non siamo orologiai, ma soprattutto mi piace fare le cose perfette, altrimenti non me le farei da solo. E poi naturalmente ci sta anche il problema di non voler rovinare delle sfere così rare. In questo caso rare non è sinonimo di costose, eh? Il problema però è che poi rare non le trovi. E se non le trovi, rimaniamo senza sfere e bacli. Ok, mi sembra di essere al centro. A questo punto, per premere un po' di più la pellicola, dato che la sfera l'abbiamo già posizionata abbastanza bene, la possiamo utilizzare e torniamo a premere. Ora controllo che le due sfere non si tocchino, quindi siano una sopra l'altra senza però toccarsi, spero che si veda, e mettiamo la corona per capire che cosa abbiamo combinato. In che senso? Adesso lo faccio vedere, perché è più facile a dirsi, anzi a farsi, che a dirsi. Ecco qui. Allora, mezzanotte, d'accordo? Mezzanotte, le lancette sono ben posizionate. Dopodiché, se noi andiamo a luna, che cosa succede? La sfera delle ore è ben posizionata? Sembra di sì. L'orario che maggiormente ci dà conferma che siano ben posizionate sono le 3, beh, direi proprio di sì, le 6, anche in questo caso direi di sì, beh, se sono giuste le 3 è difficile che le altre siano sbagliate, e comunque le 9 formano un bell'angolo a 90 gradi. Ora, questo è mezzogiorno, vediamo che succede, cioè la data, se abbiamo mantenuto uno scatto a mezzanotte. No, non ci è andata granché bene, scatta 5 minuti prima, ma io mi accontento molto molto volentieri. Quindi, togliamo nuovamente la corona e posizioniamo la sfera dei minuti, dei secondi, sfera dei secondi che invece fortunatamente possiamo posizionare un po' come ci pare, non è così necessario posizionarla esattamente a mezzanotte, perché non succede nulla, insomma la sfera dei secondi gira per 60 secondi, quindi questa corona è sempre fastidiosa.
Ora mettiamo la nostra sfera dei secondi, il risultato nel frattempo ha quel sapore vintage pazzesco, mi piace tantissimo. Il quadrante Buckley su un vetro plastica è veramente l'orologio giusto sempre. Sfera dei secondi, come vi dicevo, molto più semplice, la posizioniamo un po' come ci pare. Anzi no, prima ancora voglio controllare che sia ben posizionata la sfera dei minuti e delle ore. Sì, hanno anche la giusta verticalità. La sfera dei secondi non sempre è facile da posizionare, però, perché questo naturalmente il foro, ecco, lo potete vedere anche qui, è molto più stretto, però alla fine ci si riesce. Non è ancora lei. Alcune volte vi dico anche che può essere utile utilizzare il rodico, quella pasta verde gommosa che normalmente serve a togliere un po' le impronte, le impurità dalle parti più delicate, però alcune volte io la utilizzo anche come strumento per mantenere qualcosa, come in questo caso, perché si appiccica. C'è soltanto un problema, perché alcune volte il rodico, se non è perfettamente pulito, lascia delle macchie e che poi non sono così semplici da togliere, quindi non sempre è il caso utilizzarlo. Vediamo un po' se abbiamo centrato, sì. Una leggera pressione, guardiamo la verticalità, vediamo se riesco a farvi vedere finalmente. Ecco qui. Le tre sfere devono essere verticali, non si devono toccare tra di loro. Forse la sfera dei secondi, vedete, potrebbe essere il caso premerla un po' di più. Adesso ci proviamo. Poco poco però, anzi ci mettiamo anche la pellicola perché tanto ormai è in posizione. Perché poco poco? Perché con queste cose qui, a parte che sono delicatissime, può verificarsi che le sfere sotto la pressione di queste punte, soprattutto se non sono della perfetta misura, si pieghino, perché tu premi al centro, ma premendo al centro poi pieghi i due laterali. Quindi sono operazioni da fare con molta accortezza e non è una cosa così scontata. Detto questo, noi abbiamo... Ve li ricordate le due asole che devono finire dove sta la corona? Ora vi faccio vedere. Con il soffietto togliamo un po' eventuali pelucchi o impurità e posizioniamo la cassa sopra il nostro quadrante. E già, come potete vedere, l'effetto è stupendo. Ora giriamo in maniera semplice, sicura, e andiamo a posizionare nuovamente, anzi più che nuovamente, andiamo a posizionare la corona, che è questa qui. Mettiamo la corona così da avere certezza che il movimento sia entrato correttamente in sede, e poi dopo aver messo la corona andiamo anche a fermare il movimento alla cassa, secondo l'operazione che abbiamo fatto prima. Questa volta però le viti le svitiamo per far sì che vadano a premere contro la cassa. La corona è entrata, il nostro bilanciere è ripartito, la carica funziona, dopo lo controlliamo per bene. Quindi svitiamo per bloccare, senza esagerare, perché poi questa è roba che c'ha 45 anni. Ora, non è che a 45 anni sei vecchio, anche perché io ne ho 39 e siamo a fine 2023, per chi dovesse vedere questo video chissà quando. Però non chiamatemi vecchio, dai.
Ed eccolo qui, il nostro Datejust 16014 Buckley Dial, con questa lunetta in oro bianco che è veramente bella, è veramente fenomenale. Movimento bloccato, carica, datario e regolazione delle ore. Come potete vedere, anche regolando le ore, naturalmente l'abbiamo visto prima bene in video, ma non ci sono problemi di interferenze, quindi le sfere non si toccano tra di loro. Sempre bene controllare prima di fare queste operazioni, perché se poi si dovessero toccare e stiamo facendo questa operazione, le sfere si danneggiano, no? Naturalmente. Quindi sempre bene controllare prima, però poi il controllo va fatto in ogni caso. A questo punto possiamo semplicemente chiudere. Prima di chiudere, prendiamo nuovamente il nostro fermamovimento. Eccolo qui. No, fermamovimento, scusate. Questo qui è un semplice morsetto per la cassa. Tra l'altro, questa roba abbastanza economica, ma per ora fa il suo lavoro. Andiamo a pulire senza esagerare troppo dove è il bilanciere, perché a me non piace che tutta quest'aria sposti spirale e bilanciere. Secondo me potrebbe anche su movimenti magari vecchi, potrebbe anche portare dei danni, che ne so, la spirale che esce fuori dalla sede. Questa, per esempio, è una cosa che veramente non saprei dire. Questa potrebbe essere una mia invenzione, una mia fisima del tutto inutile, però io, se posso, evito. Controlliamo che la guarnizione sia bene in sede. Questa è una guarnizione che, a differenza di altri orologi, va sul fondello e non sulla cassa. Sì, mi sembra in ordine. Svitando leggermente, gli ho fatto fare lo scatto giusto perché le filettature entrassero bene in sede. Dopodiché, con la nostra chiave, andiamo a stringere meglio. Poi, come vi dicevo, naturalmente sarà il caso di fare una prova impermeabilità, anche perché questa guarnizione è quello che è. Bene, l'orologio è chiuso, la guarnizione di sicuro aderisce bene a cassa e fondello, anche se è una guarnizione indubbiamente vecchia, quindi farò un test di impermeabilità, ma soprattutto cambierò questa guarnizione che non mi convince per nulla. E fatto questo, siamo pronti anche a sistemare l'orario e metterci al polso il nostro Buckley Dial. Prima di metterlo al polso, però, sistemiamo anche il bracciale, perché in realtà è un po' lungo per il mio polso, che è da 16,5 cm. Questo bracciale invece ha molte maglie, e andiamo a togliere quelle superflue. Per svitare le maglie di un Jubilee ci vuole un cacciavite 1,2 mm, a differenza invece delle maglie Oyster, che hanno bisogno di un cacciavite da 1,7 mm. Tra l'altro, cacciavite introvabile. L'1,7 mm praticamente non esiste, e lo fa soltanto Rolex proprio per i propri bracciali, e lo trovate nel kit del City Dweller. Non so se avete presente quel tool che serviva proprio nel kit del City Dweller a sistemare le maglie. Questo cacciavite è un cacciavite abbastanza preciso, purtroppo però è un cacciavite molto scomodo da utilizzare, molto, molto economico, non so con cosa usciva, e quindi non è neanche semplice manovrarlo. Però andiamo a
dovrei avere anche un altro con una punta migliore, quello sì. Ok, allora togliamo indubbiamente una maglia da qui che possiamo anche richiudere. Maglie giubilee che tra l'altro hanno veramente queste qui vuote al centro, è una difficoltà per sistemarle abbastanza complicata, abbastanza elevata. Ok, dopodiché cerchiamo di capire in base alla lunghezza quante maglie deve avere. Andrebbe provato al polso, però poi riconosco così bene questi bracciali sui miei polsi che posso cercare di capirlo da solo. Un po' il nostro Dayjust va da solo. Una maglia l'abbiamo tolta, qui secondo me dobbiamo togliere almeno un'altra, quindi intanto spostiamo queste cose qui, il nostro buckle ve lo lascio qui così ce lo guardiamo, e adesso rimuoviamo . Ora dobbiamo rimuovere anche, che poi cacciavite 1.2 per non rovinare le viti, però se è un bracciale che ha 45 anni noi possiamo usare un cacciavite più semplice da usare per noi, tanto le maglie qui non c'è più niente da rovinare. Ah, tra l'altro vi faccio vedere come capita alcune volte su questi cosi che questa maglia qui è una maglia piena rispetto alle altre che sono vuote. Perché? Ma perché le motivazioni sono tante, o perché nessuno se n'è accorto, o perché serviva a qualcuno per allungare questo bracciale e aveva in casa magari soltanto una maglia blindata, che è questa qui, può capitare, insomma. Il vintage è così, però è affascinante, è sempre saporito il vintage. Ok, allora apriamo questo. Come avete visto ci entrava anche abbastanza male, perché appunto è la maglia di un Jubilee moderno. Togliamo queste due, questa è la maglia del Jubilee moderno, e rimettiamo questo qui. Dopodiché poi, se è troppo corto, troppo lungo, a noi poco interessa, perché vedete che non è semplice far entrare qui. Ecco qui. Poco ci interessa, semplicemente perché andremo a sistemare la lunghezza anche grazie alle tante possibilità che offrono le vecchie scatolette vintage. Ok, allora chiudiamo qui. Chiudiamo anche questa vite che non avevo sistemato del tutto. Comunque, per avere 40 anni è veramente ben messo, 45 anni. Tanto blocchiamo qui, perché poi lo mettiamo in orario perfettamente. Io lo metto in orario fermando la lancetta dei secondi alle 12, così poi da sistemare l'orario giusto, e a quel punto l'orologio è sempre preciso con le sue lancette nel segnare l'ora e i minuti. Vabbè. Non credo che interessi a molti di voi. Ora rimettiamo il nostro bracciale. Naturalmente io su un vintage di questo tipo non uso le accortezze che utilizzo magari sui moderni, perché chiaramente, intanto ho premuto per sbaglio la corona, perché chiaramente è un orologio che ha vissuto la sua vita, che ha i suoi segni del tempo, insomma. Assolutamente inutile pensare di mettere scotch o altro, anche perché a sti orologi qua non è che gli fai più nulla. Ora prendiamo il lanzetta,
vediamo un po' a questo punto. Io gli orologi li porto abbastanza aderenti. Mettiamo questo buchino qui e iniziamo a provarlo. Non c'è altro da fare. La corona naturalmente l'ho premuta per sbaglio, quindi ora poco ci interessa. Io tolgo dal polso il mio bellissimo Nomos Club, che mi piace davvero molto, e proviamo il Buckley. Vediamo un po' la misura, no? È bello stretto, forse un po' troppo, però che fascino. Che fascino. Qui potete vedere quello che stava succedendo. Io zoomo di nuovo perché lo apriamo leggermente. Io direi che ha bisogno di essere aperto di un paio di posizioni. Ah no, questa qui, ecco qua. Conveniva andare di una posizione alla volta, quindi premiamo. Ecco, da qui, eccoci qua. Forse una maglia in più in realtà la potevo pur lasciare. Sì, credo che la potevo lasciare. Comunque questa è la misura perfetta di questo orologio ed è ancora un paio di posizioni a disposizione. Considerate che ogni maglia è circa due posizioni. Quindi, se dovessi aggiungere una maglia e mantenerlo a questa larghezza qui, va stretto di due posizioni circa. Insomma, questo non è ancora messo in orario, ma poco ci importa. È il mio 16014 Buckley Dial Toc Revisited. Non so neanche se si dice così, ma io vi ringrazio per essere stati con me in questa piccola live di laboratorio e vi do appuntamento ad un prossimo video qui su Toc. Ciao a tutti.